uomo che salutiamo con sempre grande affetto e simpatia. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie ancora. Grazie a te di essere venuto. Posso dirlo io, l'ho già detto anche l'altra volta, uno degli eroi. Lo so. Lo facciamo noi. Noi lo diciamo, ma lo pensiamo. il 118 di Como è, oltre, e questo è unanimemente riconosciuto, uno dei primi che è nato in Italia. E allora c'era Mario Landricina, lo ricordo con affetto e lo salutiamo, anzi il sindaco attuale di Como, dicevo, è una macchina ormai davvero ben rodata, perfetta, Maurizio, dove il meccanismo funziona e per fortuna funziona, perché questo è un fiore all'occhiello davvero e tu ne sei responsabile, mi rendo conto. Sei venuto qui oggi per ricordare che domani molti potranno venire lì a vedere, no? Che cosa fate? Spiega pure, Maurizio. Sì, domani è l'edizione dell'Open Day della base di Villa Guardia, quella che non siamo riusciti ad effettuare per il meteo sfavorevole. A maggio, vero? Era maggio. Il 18 maggio. 18 maggio, sì, è stata, esatto, rimandata, sì, a domani. E sono state mantenute le iscrizioni o le preiscrizioni di tutti coloro che si erano prenotati per l'edizione del 18 maggio, è tutto confermato. Quindi quelli che c'erano allora sono quelli già che c'erano allora, okay. Sì, da questo punto di vista, per gli aspetti organizzativi, non ci sono stati problemi o non si prevedono problemi, e quindi domani avremo la possibilità davvero di far conoscere ancora a un alto numero di persone, con anche tanti ragazzi e bambini, quello che è l'ossatura del sistema dei soccorsi territoriali, che è una emanazione, esatto, dell'azienda regionale dell'emergenza urgenza Lombardia. Quindi ecco, domani coloro che parteciperanno all'Open Day alla base, come ha detto Maurizio, di Villa Guardia, avranno l'occasione di vedere proprio da vicino Maurizio, i suoi colleghi, come si svolge, ecco, la sala operativa, che è una cosa affascinante, che ti colpisce, perché poi ci sono tantissime persone che ci lavorano, ecco, è una cosa veramente molto ampia, e quindi lì chi andrà domani potrà rendersi conto della complessità, ma anche della perfezione, della macchina del soccorso a Como, no? Dalla telefonata che arriva, attenzione, la gestione della chiamata, motociclista caduto, a quando voi decidete che cosa fare e chi mandare, no Maurizio? Sì, sarà una giornata intensa, intensa anche per noi. Certo, perché sicuramente sì. Abbiamo degli aspetti organizzativi da curare in modo particolare. La struttura è operativa domani in tutte le sue attività. Esatto, perché non è che vi fermate per questo. Assolutamente no. E quindi sia l'attività del soccorso che l'attività della sala operativa verranno presentate alla popolazione, ma intanto che potrebbero davvero rispondere alle richieste di soccorso realistiche. Sì, sì, e direi, da questo punto di vista, una raccomandazione a tutti i visitatori di davvero essere scrupolosi nel rispettare le indicazioni, certo, che daremo noi, che li accompagneremo a gruppi a visitare i diversi settori, in particolare da questo punto di vista è molto delicato quello della sala operativa. Ecco, esatto, dove arrivano proprio le telefonate, no? Esatto, quindi non si può interferire, non si deve interferire con l'attività degli operatori. Infatti quella è la fase di visita. È la fase più delicata, perché quando io... Nella gestione della visita è tra le fasi per noi più delicate. Ok, sì. Ok. Perché sì, mi è capitato in passato, penso come anche a tante persone che ci stanno vedendo, ascoltando, che si fa la chiamata al 118 e c'è appunto la sala operativa dove ti rispondono, e è normale che mi è capitato anche di arrabbiarmi per le tante domande che ovviamente ti pongono, dov'è, ecco, come mai, e chi è, a che ora, cosa fa, ma sicuro sta bene, ma noi poi dopo, ovviamente, quando passa il periodo critico, cioè dalla paura, dell'ansia che ci colpisce noi, che chiamiamo, dopo si capisce che comunque sono domande mirate, che servono ad essere soccorsi in un modo mirato. Adeguato, proprio. E adeguato. Perché loro, giustamente, vero Maurizio, sì, da queste domande capite, sì, sì, la gravità e soprattutto quale mezzo mandare. Perché non è che si può dire, ok, mandiamo sempre l'elicottero, perché altrimenti lavorerebbe 24 ore. Esattamente, c'è una, quella che si dice, una ottimizzazione, ecco, delle, bravo, risorse, che parte dalla gestione della chiamata di soccorso da parte della persona, dell'utente che noi chiamiamo, che è il primo passaggio e che è fondamentale. Domani le persone avranno occasione davvero di, bravo, vedere come funziona, certo per sommi capi, ma come funziona
una gestione di soccorso e rendersi conto che le tempistiche sono quelle ideali e ottimali per raccogliere le informazioni essenziali. Certo, gli operatori certo. sono molto preparati da questo punto di vista e anche apprezzare l'abilità degli operatori nel riuscire a gestire la relazione con le persone, a volte non sempre facile, penso che sia la cosa più difficile, gestirne a situazioni di ansia e fornire delle indicazioni su come comportarsi in attesa che arrivino i primi mezzi di soccorso. E l'open day serve a questo, l'open day serve è fondamentale questo. Perché giustamente se l'operatore ti dice che tu magari hai la possibilità di praticare un massaggio cardiaco, sì. la cosa più banale ma anche più importante, ecco, se tu lo riesci a fare correttamente, tu aspetti quindi l'arrivo dell'ambulanza praticando il massaggio, voglio dire, davvero rimetti la vita di quella persona molto più al sicuro rispetto che a non fare nulla, quindi questo è molto importante. L'open day serve a questo anche appunto certo. per vedere questi aspetti tecnici importanti che noi sottovalutiamo. Sì. Perché appunto, come diceva lei, veniamo colpiti dall'ansia, dalla paura, e quindi anche voi capirete come siamo noi esseri umani normali. Non credo che la popolazione sottovaluti queste situazioni, però all'occasione di, ne sono convinto, apprezzare qual è la sinergia dell'attività tra i diversi operatori, tra i diversi componenti della realtà dei soccorsi territoriali. Sì, perché ci siete giustamente voi, ma c'è anche i pompieri, la polizia, carabinieri, cioè è una macchina, vero Maurizio, ampia, complessa. Sì, una realtà davvero complessa. Domani ci saranno delle presenze da parte di tutte le organizzazioni e in tal senso davvero ricordo quello che è la collaborazione con le forze di polizia nell'attività quotidiana. Domani saranno presenti i Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, la Protezione Civile Provinciale e tante associazioni di soccorso, associazioni di volontariato, in questo caso provenienti dalle tre province, Lecco, Como e Varese, che costituiscono l'area gestita dalla sala operativa dei laghi che si trova a Villa Guardia. Ecco, quindi è un territorio vastissimo, come avete sentito, veramente molto molto ampio. Prima di salutare e ringraziare ovviamente Maurizio, ricordandovi ancora domani l'Open Day a Villa Guardia, certo, chi non si è prenotato, lo dobbiamo dire, e la possibilità in questo caso non c'è più, vero? I posti sono già tutti esauriti. Per ora no. O almeno non per questa edizione, per la prossima, esatto. Se la risposta è questa e se la richiesta continua come certo. crediamo che davvero possa essere, una prossima edizione nell'arco dell'anno è davvero possibile. Ecco, stavo leggendo prima di iniziare la diretta anche di questo dispositivo, sì, vero Francesco? Sì, è una cosa nuova che... No, perché in effetti credo che loro, operatori dell'emergenza Comasca, forse più di altri, toccano con mano, vero caro Maurizio, comportamenti sulle strade che a volte sono folli, cioè il telefonino, sì, infatti, purtroppo, musica ad alto volume, cioè cose che uno dice, finanche banali, ma che però a volte possono ostacolare, no? Sì. Chi va a soccorrere le persone. Sì, davvero due parole a favore di tutti coloro che portano i soccorritori certo. e portano i soccorsi o soccorrono in qualunque contesto, che sia contesto urbano o extraurbano, è la necessità che trovino, per esempio, durante l'avvicinamento certo. al luogo dell'evento o durante il trasporto in urgenza. Quindi con le sirene, anche con le sirene, sirene trovino sì. davvero un'attenzione ecco, da parte bravo. Di tutti gli altri conducenti di veicoli nel lasciar libera la strada. E questo dispositivo è in fase di sperimentazione. Spiega cosa succede. Stiamo parlando di un dispositivo che addirittura arriverà, penso, spero e speriamo che accadrà questo, a spegnere la musica delle radio proprio dell'automobile stessa. Quindi appena si avvicina questa autoambulanza, la tua radio dell'automobile si spegne e addirittura dicono, qui c'è scritto, quindi sarà una cosa anche tecnica anche questa da sperimentare, e verrà avvisato anche il conducente dell'automobile stessa. Beh, è un test per il momento, l'hanno fatto in Svezia. Lo stanno testando, 3 mesi di test, è partita a marzo, quindi... Interessante, no Maurizio? Interessante perché effettivamente quelli col telefonino non se ne può più, e io parlo da motociclista, devi avere 2 occhi, sì. anzi 4, perché devi stare attento alla strada e controllare quello che loro faranno, perché tu devi interpretare coloro che distrattamente col telefonino a volte tagliano la strada all'improvviso, uno in moto, tu sai benissimo, no? Rischia di essere pericoloso.
Va bene, detto ciò, ok, è un altro degli aspetti importanti ovviamente della emergenza, della grande e importantissima macchina, non ci stancheremo mai di ripeterlo, del 118 di Como. Il responsabile è venuto a trovarci, grazie davvero, grazie anche all'azienda ovviamente che ti ha mandato qua, e allora buon lavoro a domani, spiegate bene, mi raccomando, fate vedere sì, tutto, anche l'elicottero, perché poi è la cosa che più affascina, credo, vero, no? Le persone quando vengono lì. Sì, sì. Dov'è l'elicottero? Infatti, perché salirci è una cosa bellissima. È uno dei fiori all'occhiello del sistema. Eh beh, certo. Non è l'unico, perché il soccorso opera grazie anche alla possibilità che ci siano supporti da parte di tutte le risorse, che sono quelle che dicevo prima, tra tutte le istituzioni coinvolte e le organizzazioni più tecniche che ho rapidamente annunciato prima. Io ringrazio voi per questa ennesima occasione. È un piacere, lo sai benissimo. Assolutamente, sì. Mi permetto di dare un arrivederci. Assolutamente un arrivederci, come no, con grandissimo piacere. Grazie Maurizio, buon lavoro a te, buon lavoro al 118. Noi continuiamo con la nostra mattinata di...